Sapete che cos'è questo? No, non è un limone, anche se sembra un limone. Questo è un lime, un fratello del nostro amico limone. E sapete invece cos'è questo? Guardatelo bene. Stai zitto tu, che mi stai disturbando le riprese. Questo qui è un lime e questo è un lime disidratato. Ma cosa significa? Guardatelo che bello, regista, inquadra. Togliere l'acqua ad un alimento significa anche ridurre la probabilità di proliferazione batterica. Regista, ho detto hai visto? Ora non ci riesco più. L'avevo detto bene, mannaggia! La proliferazione batterica è quel processo che ovviamente poi fa andare a male il nostro frutto, il nostro cibo, mentre senza acqua questa cosa avviene più raramente, perché il cibo si conserva per più tempo. Ed è una cosa fantastica, ragazzi, infatti la frutta disidratata in questo modo si utilizza per preparare cosmetici, per preparare cocktail, come allestimento dei nostri piatti, anche in cucina, per esempio, è molto utilizzata. Ora sicuramente voi vi starete chiedendo, però Vito, come hai fatto a trasformare una fragola da così a così? Tra pochissimo ve lo spiego, però ovviamente prima di cominciare questo video e di farvi vedere il mio segreto dovete lasciare un pollice in su, iscrivetevi al canale e attivate la campanella perché solo così rimarrete aggiornati su tutti i prossimi video. Adesso regista però ci dobbiamo spostare a casa perché qui mi piacerebbe fare il processo di disidratazione della proliferazione batterica, ma dobbiamo andare nel mio laboratorio, la mia cucina per intenderci. Bene ragazzi, benvenuti nella mia cucina. Prima ho fatto un piccolo crossover, avete visto? Ho girato delle scene in giardino e ora mi sono cambiato, mi sono fatto una doccia ed eccomi qui nella mia postazione preferita. Vi farò vedere un oggetto che ho comprato qualche giorno fa che mi è costato un pochino di soldi, che mi ha svoltato la vita. Per gli amanti della cucina, per gli amanti dei cocktail, per gli amanti di qualunque decorazione, signori, ho comprato un essiccatore. Ma direte voi in questo momento, Vito, che cos'è un essiccatore? Tipo un phon che spara l'aria calda e può essiccare le cose? No, è qualcosa di diverso. Regista, inquadra il mio essiccatore, il mio nuovo gioiello di casa vichingo. Guardate quanto è bello, ragazzi. Questo qui praticamente permette al cibo di essiccare, quindi di perdere tutta l'acqua, così da potersi conservare in maniera migliore. Questo significa che non è più soggetto alle muffe, o meglio, non nel breve termine. Possiamo essiccare il gusto degli alimenti per più tempo, perché questo qui, ripeto, essicca le cose, toglie l'acqua, ma il sapore rimane lo stesso. Ovviamente vi farò vedere ora il test live con un lime, questo qui, questo è un lime ragazzi, guardate quanto è bello. Lo faremo a fettine e lo faremo essiccare per bene. Purtroppo c'è una nota dolente, regista inquadra il mio essiccatore. Intanto ve lo faccio vedere a fogli, guardate, qui c'è il tappo, la parte superiore, e ogni gradinata di questo tipo permette di appoggiare sopra del cibo. Ovviamente abbiamo vari ripiani, si mettono uno sopra l'altro, così, sono 3, 4 e 5, guardate qui che roba. E qui abbiamo praticamente la pompa calorifera. Questa qui permette di sparare l'aria calda in aria che va ad essiccare tutto il nostro grattacielo di cibo. Perché in realtà quello che si costruisce è proprio un vero palazzo di cibo. Ovviamente potete anche variare, potete mettere il pesce, potete mettere la carne, potete mettere frutta, potete mettere verdura. Questo coso essiccherà la qualunque, quindi state attenti ovviamente ragazzi perché anche i tempi di essiccazione cambiano. La frutta magari essicca prima, la carne magari vuole ancora più tempo. Quando l'ho acquistato mi è arrivato anche un manuale che appunto ti spiega delle varie ricette e anche le tempistiche per ogni tipo di alimento. Io principalmente, vi dico la verità, ci faccio frutta e verdura, che sono le cose che più utilizzo, soprattutto se voglio fare delle decorazioni particolari. Ma basta con le chiacchiere, vi faccio vedere direttamente come funziona. Quindi mettiamo subito i nostri strati. Andiamo a chiudere perché il tappo è importantissimo, perché grazie a questo tappo praticamente l'aria circola. Regista, ti faccio vedere anche come funziona, con questo si accende, vedete, già in funzione, e con questo dobbiamo regolare la temperatura, vedete? Mi pare che arriva fino a 70, che è il massimo. Vi faccio vedere come preparare un lime. Questo ovviamente ragazzi vale per il lime, ma vale anche per ogni tipo di frutto.
Andiamo a tagliare il lime così, in maniera sottile. Facciamo delle fettine veramente sottili. Ne facciamo un'altra, guardate, vi faccio vedere. Così, guardate che spettacolo. E guardate, abbiamo ottenuto delle fettine perfette di lime. Ovviamente, ragazzi, guardate, è succoso perché il lime è idratato in questo momento. Però nella clip iniziale vi avevo anche fatto vedere le fragole essiccate. Ragazzi, forse voi non ci crederete, io ero un po' scettico perché ho pensato la fragola essiccata, ma secondo me non verrà mai. Eppure vi posso dire che mi è riuscita alla perfezione. Guardate, qui ho delle fragole che ho messo in frigo e adesso vi faccio vedere il procedimento che è tale e quale. Quindi ne affettiamo qualcuna, regista, inquadra questo momento, e andiamo ad affettare le nostre fragole. Ovviamente, ragazzi, più grandi sono le fragole, più belle saranno scenicamente. Così facciamo delle fettine sottili. Guardate che roba, ragazzi. Così, guardate. Questa qua me la mangio io, che verrebbe troppo piccola, quindi me la mangio io. Ma siamo sicuri, regista, che le dobbiamo essiccare, ste fragole? Non le possiamo mangiare? Bene ragazzi, questa è solo una dimostrazione, quindi faremo solo degli esempi. Stendiamo la frutta, non vado a tagliare tutta la frutta perché sarebbe un peccato, ci vorrebbe troppo tempo. Quindi prendete questo esempio come se fosse appunto quello che ho fatto io prima. Andiamo a stendere anche le nostre amiche fragoline, ne mettiamo 4, ma considerate che qui possiamo riempire e la stessa cosa possiamo fare anche qui. A questo punto andiamo a mettere il lime sotto, in questo modo, e le fragole sopra. Perché se non sbaglio, gli alimenti più morbidi, quelli diciamo che hanno più acqua all'interno, vanno messi sopra. Non so se questa cosa è vera, potrei anche sbagliarmi, però io li ho fatti così e mi sono riusciti bene. Andiamo a mettere il nostro coperchio così e accendiamo la nostra macchina infernale. Uno, e mettiamo 55 gradi barra 60. Ora, cosa dobbiamo fare noi nel frattempo? Dobbiamo stare così per circa 8 ore, 12 ore. Bene ragazzi, non potevo farvi aspettare tutto questo tempo, mi sono portato avanti col lavoro perché io sono un vichingo pro. Perché gli altri youtuber vi avrebbero fatto aspettare 12, 15, 18 ore, ma io no! Io vi voglio agevolare il lavoro! Andiamo subito a vedere cosa bolle nel nostro essiccatore. Prendiamo, andiamo a staccare il nostro essiccatore, scoperchiamo e guardate un po' cosa abbiamo qui. Ok, qui abbiamo le nostre fragole perfettamente essiccate. Guardate come sono diventate, ragazzi. Sono dei fogli di carta, incredibile. La cosa pazzesca è che il profumo è ancora quello della fragola. Cioè, non poteva essere il profumo di, che ne so, di un fico, di un kiwi. No, abbiamo questo qui. Spettacolo, ragazzi. Questo si può utilizzare per fare tantissime cose. E non è finita qui, perché abbiamo il nostro mitico lime. Guardate, perfettamente essiccato. Sembra il sole mentre sta tramontando. Guardate che roba, ragazzi. È perfettamente secco. Questo si può utilizzare per tisane, per allestimento cocktail, in cucina. Si può fare praticamente di tutto, guardate che bello. E ovviamente ragazzi, visto che doveva stare 8 ore acceso, per ottimizzare ho messo anche queste, che sono bucce di mandarino e di limone. Guardate come sono diventate, incredibile ragazzi. Ma a questo punto vi starete chiedendo, Vito, ma perché hai fatto le bucce di mandarino essiccate? Semplice, perché queste poi diventeranno tisane, infusi, possiamo fare degli infusi naturali, noi stessi. Perché dobbiamo comprare le tisane, quelle in bustina, quando le possiamo fare noi, direttamente con i prodotti naturali del nostro orto? È pazzesco, ragazzi, guardate che roba. Anche il limone è particolare, questo si può pure grattugiare per stellare i nostri piatti. Ovviamente, ragazzi, vi faccio vedere un'applicazione semplice di come potete utilizzare questa frutta secca. Prendiamo il nostro bel bicchiere. Prendiamo questo, ma voi ovviamente potete utilizzare un bicchiere qualunque. Io ovviamente voglio far scena, voglio sembrare quell'uomo elegante, insomma, che si vedono nei film. E andiamo a preparare il nostro cocktail qui dentro. Potremmo anche utilizzare questo qui, ragazzi, che è tipo un dosatore per versare gli sciroppi all'interno di un bicchiere. Ma andiamo tradizionale, perché dobbiamo sporcare le cose. Prendiamo il nostro sciroppo al passion fruit. Questo, ragazzi, è veramente squisito, ma voi potete utilizzare quello che volete. Ne versiamo un fondo, guardate che roba, così.
Che profumo, ragazzi. Infine andiamo a prendere il nostro tè al limone, ma voi potete anche mettere il tè alla pesca. E andiamo a versare così, guardate, ne mettiamo un bel po'. Metto giusto qualche cubetto di ghiaccio, ragazzi, guardate che spettacolo. Ne metto un altro, all'interno andiamo a shakerare leggermente. In questo modo, piano piano, altrimenti buttiamo tutto giù. Andiamo a fare subito il test. Buonissimo, buonissimo. E infine, come dicevo prima, per decorare, signori, la nostra foglia di lime. Guardate che spettacolo. La mettiamo qui, a bordo cocktail. Guardate, si sta facendo il bagnetto. Oh, in zuppa, così. Guardate come galleggia, ragazzi. Tanta, tanta roba. Signori, questo è il cocktail del vichingo. Analcolico, lo potete bere anche voi che siete piccoli. È stupendo. Ovviamente, ragazzi, questo è un tipo di cocktail molto semplice. Ci sono dei cocktail particolari, c'è gente che studia, ci sono i barman. Io mi accontento di questo qui. Alla salute, vichinghi. Cin cin. Ovviamente, ragazzi, questa è solo un'idea. Utilizzerò tutte queste cosine buone per realizzare tante altre cose. Per esempio, anche queste si possono utilizzare per decorare. Ma per questo lascio spazio alla vostra fantasia. Quindi, se avete in mente qualcosa, qualche idea per poter applicare tutte queste cosine qui, fatemelo sapere qui sotto in un commento, che magari ci faccio un pensierino per qualche altro video. Ricordatevi che vi voglio un mondo di bene, seguitemi ovunque, ci rivediamo al prossimo video e ciao! Wow!